Stiamo dando una notizia eccezionale qui dal Pacifico del Sud che interessa il mondo intero. Un momento storico si sta avvicinando per questa zona di oceano. Grazie agli eccezionali risultati ottenuti dalle ricerche fatte dal dottor Steele e dal dottor Paloma, sta per essere creata un'isola artificiale. Usando 10 miliardi di megatoni di energia nucleare verrà portato alla superficie un deposito di uranio. Se questo piano riesce, il combustibile nucleare ricercato da tanto tempo, l'Uran X, verrà prodotto proprio qui in enormi quantità. Gabby, ma dove è finito Terry? Sono preoccupata. Era qui fino a un momento fa. Ma che starà facendo? È meglio che lo andiamo a cercare subito, altrimenti farà tardi. Terry, dove sei? Oh! Ragazzi, ho l'onore di presentarvi il robot Happy. Happy? Si chiama Happy questo coso? Esatto, non ve l'avevo ancora presentato. Papà l'ha costruito appositamente per noi. Non lo trovate meraviglioso? L'ha costruito apposta per noi? Non posso credere ai miei occhi. Io mi chiamo Happy, felice di conoscervi. Ehi, fantastico, ma questo robot sa perfino parlare. Ehi, scherzi, Happy ha un cervello elettronico dei più moderni. Allora si può contare più sulla sua testa che su quella di Gabby. Ehi, non sei mica tanto gentile. Ma la sua testa è lassù. Happy può allungare il collo, le braccia e le gambe fino a 100 metri. Ehi, la manifestazione sta per iniziare, sbrighiamoci. Hai ragione, andiamo, vieni Happy. Accidenti, non riesco a vedere niente. Non ti preoccupare, puoi facilmente salire sulla mia testa. Però ho un temperamento pratico. Riuscirà questo esperimento? Apparirà davvero l'isola di uranio dal fondo dell'oceano? Assisteremo ancora una volta ad un'ennesima strabiliante vittoria della scienza? Siamo tutti in trepidante attesa. Il futuro è pieno di rose e speranze. Siamo alle soglie di un grande avvenimento che potrà cambiare le sorti dell'umanità. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ce l'hanno fatta, è un successo unico al mondo, la nascita di un'isola di uranio! Evviva, ce l'ha fatta! Sono veramente felice, dottore. Ma che cosa? Deve essere un rumore che viene dall'isola. Non è un mostro, è il dottor Zero! Dottor Steele! Distruggerò la vostra isola di uranio! La costruzione di una base per produrre l'Uran X intralcia troppo i miei piani! Osservate! Il mostro robogigante come si mette in azione! Il mondo è mio! Dottor Paloma, dobbiamo fare attenzione. Un calore troppo elevato distruggerebbe tutti gli atomi della vena di Uran X. Non può accadere una cosa simile. Anni e anni di faticosa ricerca buttati così al vento. Così l'isola di uranio sarà distrutta. Ma non c'è nessun modo per sconfiggere quel robot. Phantom, sbrigati. Vieni ad aiutarci, Phantom. Ti prego, vieni. Phantom, vieni. Quello è Phantom! Sparate! Ah!
a te siamo salvi. Sono passate ormai più di 2 settimane, Terry. Hanno detto che papà e gli altri avrebbero costruito la base per la produzione di Uranix. A questo punto dovrebbe essere quasi ultimata. Lo penso anch'io. Oh, ecco finalmente l'isola di Uranio. Cosa? Avete costruito l'impianto sotto questa montagna? Ti stupisce, Gabby? Sì, l'abbiamo fatto in così poco tempo, mentre voi eravate a casa. Non ci abbiamo messo molto, infatti. Completarlo in appena 2 settimane si può considerare un vero record, papà. Oh, un tunnel! Saliamo tutti quanti. Ma è fantastico! Ragazzi, è un altro mondo! È una città sotterranea! È molto interessante, vero? Per impedire che qualcuno venga danneggiato dalle radiazioni, abbiamo messo tutti i robot. Oh. Qui si estrae l'uranio grezzo. Oh, guarda! E questo è il processo di raffinazione, analisi scientifica e produzione di uranio X. Ma è una cosa straordinaria! Capito, ragazzi? L'uranio X che viene prodotto alla fine di questo lavoro è trasportato attraverso queste strade fino ai sottomarini e poi inviato in tutto il mondo. A questo punto, papà, il dottor Zero non potrà farci più niente. Il mondo è mio! Il dottor Steel sta producendo l'Uranix in quantità massiccia! Possibile che voi stupidi imbecilli non vi siate accorti di niente finora? Allora! Ma signore, malgrado i vari missili pattuglia che abbiamo inviato, non c'è segno di impianti sull'isola! Che dobbiamo fare? Ci deve essere un impianto! Dovete setacciare a fondo l'isola, altrimenti non riusciremo mai a conquistare il mondo! Salve! Maria, dove vai conciata in quel modo? Vado a disotterrare una vecchia rovina. C'era un continente nudo a queste parti circa 100 milioni di anni fa. Sono certa di trovare qualcosa di eccezionalmente raro. Così vestita sembri veramente la figlia di un archeologo. Gabby, mi aiuti a portare questa roba fuori dalla jeep? Mi dispiace, Maria, ma ho deciso di non fare nulla che mi faccia venire fame. Sei un fannullone, Gabby. Ti posso aiutare io, cara Maria? Grazie, Happy, ti darò un pezzo della mia torta. Hai detto torta? Ti aiuto io, Maria, vengo subito, aspettami. Mi dispiace per te, ma l'ho detto prima io. Ma quella torta era per me. E tu vorresti convincermi che questo sporco vaso sia una nuova arma, non fare lo stupido. Dottor Zero, la prego, non si arrabbi. Questo è un vaso, ma non è un vaso qualunque. Vede, se si accende questo interruttore, tutto quello che si trova davanti al vaso viene trasformato in fumo e poi aspirato all'interno del vaso stesso. Trasformato in fumo? Certo, e se si spegne l'interruttore, tutto torna alla sua forma originale. Inoltre posso mandare questo vaso in qualunque posto dove lei desidera, signore. E va bene, fammi vedere subito, subito come funziona. Subito, signori, in un minuto le do la dimostrazione. E che tipo di nuovo oggetto è quello lì? Ah! Il funzionamento, signore? È un tipo di vaso che mi interessa. Può essere davvero una grossa arma, Gorko. Hai fatto un'invenzione favolosa. Le sono grato per i complimenti. Si ricordi che questa è una prova della mia lealtà e fedeltà completa, dottor Zero. E io ti dico che il mondo è mio! Papà, che cosa stai guardando? Sai, oggi il dottor Paloma dovrebbe tornare dalla Francia. Il dottor Paloma, papà? Sì, il suo aereo doveva arrivare parecchio tempo fa. Comincio ad essere preoccupato. Ed ho anche una meravigliosa sorpresa per lei, dottor Zero. Non mi dire che hai preso il dottor Paloma! Certo, era sull'aereo che è stato aspirato dal vaso. Stava tornando dalla Francia. Il dottor Paloma saprà senz'altro dirci dove si trova l'impianto di Uranix sull'isola. Sarà fatto, signore! Vai, Gorko! L'impianto di Uranix. Non riuscirai mai a farci parlare. L'Uranix deve essere usato per la felicità della gente nel mondo. Non sarà mai dato in mano a dei furfanti come voi. E vediamo se
con questo ti convinco a parlare adesso. Questa si chiama analisi elettronarcotica sotto l'influenza di questa onda elettrica. Ci direi tutto. No, non parlerò mai. Finalmente abbiamo scoperto il segreto. Neanche quel testardo del dottor Paloma ha saputo resistere all'analisi elettronarcotica. Il dottor Steele ha molta fantasia. Costruire l'impianto di Uran-X all'interno della montagna. In effetti non è un nemico stupido, dottore. Bene, attaccheremo l'impianto di Uran-X con il nostro vaso. Ho detto. Sì, signore. Sento uno strano rumore, cosa sarà? Assomiglia tanto alla musica dei fantasmi. Io so che cos'è questo rumore, è il dottor Zero che ci sta attaccando, viene da là. Un attacco del dottor Zero? Come sa che siamo qui? Hanno scoperto questo impianto sotterraneo. Ho paura proprio di sì. Nascondiamoci nella nostra ipermacchina. Terry, accendi il televisore. Subito. Ehi, cos'è quello? Quello strano oggetto? Papà ha aspirato le porte d'acciaio del tunnel. È un vaso piovra gigante. Papà, che cosa può essere quel vaso? Non lo so, Terry. Potrebbe anche essere una nuova arma misteriosa. Ora sta entrando nell'impianto. Sta distruggendo tutti i robot. Io sono preoccupato per Maria. Era uscita questa mattina per una passeggiata. Questo vuol dire che Maria è sicuramente in pericolo. Il mondo è mio! Ti ordino di ingoiare tutti quei robot! Guardate, adesso il vaso è uscito dal tunnel! Sta andando dietro alla montagna. Papà, Maria ai piedi della montagna, sull'altro versante! Eh? Ma allora si sta dirigendo verso di lei! Phantaman, aiutami, ti prego! Phantaman! Phantaman! Sono stato io, Zero, a catturare Maria! Quella è la voce di Zero! Allora Maria è stata catturata dal dottor Zero! Phantaman non è riuscito ad aiutarla! Se volete che Maria resti viva, consegnatemi l'isola di Uran-X! Zero crede di aver vinto, non conosce Phantaman! Vi do 5 minuti di tempo! Lasciate l'isola entro 5 minuti! Se non lo farete, Maria perderà la vita! Happy, cerca di scoprire che cos'è quel vaso! Lasciatemi un po' di tempo! Ho captato il suono elettronico, un buon indizio per il mio cervello! Accidenti, secondo me il cervello di Happy funziona troppo lentamente. È un trasmettitore di materia. Capisco, è una macchina che può trasformare le cose e le persone in fumo e vapore. Questo vuol dire che la nostra Maria è stata trasformata in fumo e vapore. Phantaman, dobbiamo fare il possibile per salvare Maria. Come si può fare? L'unico modo è di lasciare l'isola come vuole Zero. Esatto, il mio cervello elettronico è d'accordo con Phantaman. L'unico modo per salvare Maria è questo. Ma Happy, come fai a dire questo? Terry, lascia che Phantaman agisca da solo e a modo suo. Va bene, papà. Il mondo è mio! Il dottor Steele si è finalmente arreso ed è scappato dall'isola. Fate immediatamente atterrare la mia torre sull'isola di Uranio! Portate via tutto l'Uran-X dall'impianto! Qui Terry, mi sentite? Ti ascolto, qui ipermacchina. Sembra che il dottor Zero sia caduto dritto nella trappola. Adesso tenterò di entrare nella torre di Zero. Va bene, ma stai attento. Happy, guidaci tu. Non ti preoccupare, il mio sensorio elettronico è eccellente e dei migliori. Va bene, andiamo, ragazzi. Perché qua. Giriamo da questa parte.
Entriamo lì, è il laboratorio delle ricerche. Devo dire che il tuo sensore funziona piuttosto bene, Happy. Silenzio! Che facciamo adesso? Mi è venuta un'idea. E dove è finito quell'imbecille? Maria! Maria! È inutile, Maria è stata trasformata in vapore e non ti può sentire. Che cosa si può fare? Cercare un interruttore che ce la possa riportare. Dov'è quell'interruttore? Dove si trova? Un momento, lasciatemi pensare. Tieni, Phantaman. Eccolo lì! Oh! Stanno uscendo! Stanno uscendo! Oh, Maria! Maria! Maria, svegliati! Terry, dove siamo? Che posto è questo? Non mi ricordo. La Torre di Zero. Oh, e come siamo arrivati qui? Te lo spiego dopo. Adesso vieni. Sembra che ci sia qualche cosa d'altro. Oh, dottor Paloma! Che terribile giornata. Oggi ha aspirato nel vaso e tirato fuori dal vaso. Sbrighiamoci a fuggire. Se Zero ci trova, siamo nei guai. Maria, sei in grado di camminare ora? Non ti preoccupare. Io intanto prendo questo. Potrebbe essermi utile. Ehi, tu! Ridammi il mio vaso! Ehi! Il figlio del dottor Steele e gli altri sono entrati nella torre! Non lasciateli scappare! Prendeteli! Oh, ci hanno scoperto! Andiamo! Torniamo indietro! Avanti! Usate il telecomando sul vaso e aspirateli tutti, trasformandoli in fumo! Accidenti, ci hanno intrappolati! Venite quassù, scappiamo dalla finestra! Oh, accidenti, sono imprendibili quei ragazzi! Happy, sei un rogo eccezionale! Papà, abbiamo salvato Maria! Per favore, vieni subito a prenderci! Sto arrivando! Meccanico dei miei stivali, ti vuoi sbrigare? Sì, signore, ma è impossibile. Phantaman ha distrutto il sistema del telecomando. Cerco di farlo funzionare, ma non ci riesco. Cosa ancora quel Phantaman? Va bene, tira fuori il mostro robot gigante e falli uccidere tutti. Sì, signore. Attenti, ha messo in azione il mostro robot. Credevo che quel mostro fosse finito in fondo al mare. Dio mio! Oh, non abbiamo più via di scampo. Ci ucciderà tutti quanti. È finita. Prendi questo, brutto mostro! Aiuto! Grazie, Phantaman. Sei un vero amico. Non ti scorderemo mai. Phantaman, guarda, sta arrivando! Ora andate! Grazie! Phantaman! Ce l'ha fatta, il mostro è saltato in aria, evviva, evviva! Accidenti a quel Phantaman! Temo che sia rimasta una sola via d'uscita. Se lei dà ordine agli uomini infiltrati nell'impianto sotterraneo di dar fuoco a tutto, nella confusione generale noi potremo scappare. Ma andrà in fumo tutto l'Uranix che abbiamo ottenuto dopo tanti sforzi. La necessità non conosce perdita. Se lasciamo entrare Phantaman nella torre, il disastro sarà irrimediabile. Va bene, incendiate l'impianto sotterraneo. Ehi, papà, sta uscendo del fumo dall'impianto sotterraneo, guarda! È una cosa terribile, gli hanno dato fuoco. Tutto quel prezioso uranio sarà sprecato, rovinato dal calore. L'unica vena di uranio sarà distrutta. Che tu sia maledetto, dottor Zero! Presto, dobbiamo farlo sapere a Phantaman! Giusto! Phantaman, l'impianto! L'impianto, Phantaman! Così parerai, Phantaman!
Guardate, Zero sta scappando con l'astronave! Ma quello è Fantama! Parate! Parate! Arriviamo! Fantaman, a presto! Ciao, Fantaman! Fantaman, il difensore della giustizia, ha trionfato ancora.